Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria i giorni del parto. Giuseppe cercò una locanda dove riposare, affinché avesse un posto comodo e caldo dove fare nascere il loro figlio divino. Ma non trovò posto nelle locande, poiché in tanti erano venuti a Betlemme per il censimento. Sopraggiungeva già la sera, ed essi percorrevano stanchi e infreddoliti il sentiero che conduceva fuori dalle mura della città, nella speranza di trovare un riparo, un casolare, una grotta. Dopo tanto cercare, trovarono una stalla, riparo di un asino e di un bue, e qui si fermarono, poiché era già calata la notte.
viaggio di Maria e Giuseppe verso l'umile capanna che il mondo per loro ha preparato viene accompagnato dal silenzioso canto della gioia celeste. Un angelo descrive note di musica soave. La sua danza trascina una fulgida luce che si irradia come il sole quando sorge al mattino. Lo splendore che prima scendeva dalle stelle si diffonde ora sui monti, tra gli alberi. Ogni cosa si illumina di luce. Quando la Vergine ricevette dalla luce il Figlio Divino, piegò il capo, giunse le mani in atteggiamento di devozione e rispetto, pregò commossa davanti al bambino e disse: «Benvenuto, mio Dio, mio Signore, mio Figlio». Lo prese fra le sue braccia, lo strinse al seno e lo scaldò con grande gioia e materno amore. San Giuseppe si avvicinò e rimase in ginocchio. Pregò e pianse di gioia davanti a quella meravigliosa visione. Quando nacque Gesù, l'oscurità della notte fu rischiarata da una misteriosa luce. Di ciò furono testimoni alcuni pastori che in quella regione vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande stupore, ma l'angelo disse loro: «Da quell'eterno Olimpo, ove signore il chiaro dì dell'immortal sereno, discendo a voi mortali e porto in seno di gloria e di pace una felice aurora». I pastori, meravigliati e assorti dalla visione celeste, con fede si incamminarono verso Betlemme, dove, secondo le parole del messaggero divino, avrebbero trovato il Figlio di Dio venuto al mondo per salvare l'uomo dal peccato originale. Quella gente povera che il Messia, amico degli umili, aveva scelto per ricevere la prima accoglienza dell'umanità, lo adorò in ginocchio. Con essi tutta la natura è come incantata dalla straordinaria visione. Il cielo e la terra contemplavano la meravigliosa immagine della Vergine e Madre con il suo bambino. Mai si era vista una creatura di tale bellezza. Guidati dalla stella giunsero anche i magi, partiti da terre lontane alla ricerca del Messia Salvatore. Essi erano degli astronomi chiamati nel Vangelo di Matteo re magi. Venivano dalle terre d'Oriente. Nella stella avevano letto il messaggio celeste che preannunciava l'imminente nascita divina.
i re magi, partiti da terre lontane alla ricerca del Messia Salvatore, recarono i doni più preziosi. Oro, dono riservato ai re. Incenso, utilizzato per adorare l'altare di Dio. Mirra, balsamo usato per consacrare i defunti. L'eterno prodigio divino della Natività di Cristo ha portato stupore in cielo e in terra. Come 2000 anni fa, ancora oggi il mondo è alla ricerca della salvezza, dell'unione con Dio, ed ogni anno si rinnova l'attesa della venuta del Figlio del Creatore sulla terra. Così come allora, anche noi crederemo e seguiremo la scia della luce che ci porterà alla scoperta del miracolo eterno dell'umanità. Dio uomo, che viene al mondo per sollevarlo dal castigo divino imposto ad Adamo. Abunde bashmai, nektadash esma, kite malkuta, neue zebiana, haikana de bashmai, afbar.